lasciare tracce, sì. Non le lascia mai, non ce n'è una di traccia, una che sia una. Paolo, comunque, sì. Stessa arma. Una scena dopo me lo dice. Prego. Stessa arma, stesso contesto, coppia in auto, stesso munizionamento, quindi io non so perché non lo si attribuisce. Però questo bambino dove stava? In macchina. Era in macchina. E quindi era insieme alla coppia, a una coppia, immagino i genitori. O... La mamma e l'amante. Era sdraiato e dormiva, quindi molto probabilmente l'omicida non l'ha visto. Però adesso, al di là delle interpretazioni, io volevo un attimino sottolineare questi, che gli elementi oggettivi e fattuali, al di là delle sentenze parziali che sono state messe di condanna sui compagni merende sugli ultimi 4 duplici omicidi e non su tutti, gli elementi oggettivi e fattuali ci dicono che la fonte di prova della colpevolezza dei compagni merende e delle chiamate in corretà di Pacciani è costituita esclusivamente dalla testimonianza di Lotti. Lotti, abbiamo dimostrato, io credo di averlo dimostrato anche nel libro, ma anche altri prima di me lo hanno fatto. E poi l'unico reo confesso. Sì, anche altri prima di me lo hanno fatto, ha detto tantissime bugie. E lo si è dimostrato sul giorno della morte, nell'episodio dell'omicidio di Baccaiano, nell'episodio... Che interessi può avere lui? Lotti innanzitutto era un collaboratore di giustizia e già una cosa anomala per delitti di questo genere, perché solitamente avviene nei delitti di mafia o comunque in altre situazioni. Era pagato Lotti, era pagato dallo Stato. C'era una legge che consentiva a chi collaborava, applicata solitamente per i pentiti di mafia. Lotti non aveva casa, non aveva lavoro. Però lo Stato lo sa che poi se ti arriva un matto che ti dice due cose perché poi ti danno dei soldi, bisogna anche difendersi da questo. Lì entriamo nella discrezionalità del giudice, quindi certo, del giudizio, perché il pubblico ministero, chiese la condanna per calunnia di Lotti e l'assoluzione di Vanni. Quindi ci fu un contrasto anche nella stessa magistratura, attenzione, e sul perché si sia autoaccusato e aver chiamato in corretà gli altri, qui c'è da discutere, perché bisogna vedere anche la condizione sociale, economica del soggetto e i riscontri oggettivi che dà, che sono completamente fuori da ogni logica e da ogni verità. Tra l'altro c'è un altro titolo di un giornale che ci ha colpito, insomma, in redazione, che è quello del killer vicino agli ambienti investigativi. Cioè, questa è un'accusa molto molto dura, molto grave. Ecco, dire, mostro di Firenze, ripartono le indagini, questa è del 2018 poi questo articolo, attenzione. Il killer vicino agli ambienti investigativi.